Essere oggi qui, questa sera. Grazie Gesù che mi dai di nuovo una speranza, riempi il mio cuore. Sono tuo figlio e tua figlia. Tu mi hai donato la vita e solo tu mi puoi chiamare da questo mondo, ma oggi sono qui. Come sei tu qui in mezzo a noi. Cosa posso dire Gesù a te? Cosa posso offrire a te? Penso di quelli pastorelli nel prato di Betlemme. Nel momento difficile, ma tu ci hai mandato l'angelo per dire è nato Salvatore del mondo. E sta qui, e sta in mezzo a noi. Oh Gesù, quanto voglio esprimere il mio amore verso di te.
Vieni, Signore, ora. Vieni a casa mia. Vieni a casa di questi fratelli e sorelle qui presenti per trasformare qualunque male, per allontanare da loro qualunque forza dell'oscurità, qualunque cosa che viene dal maligno, soprattutto che possano di nuovo avere speranza nel cuore. Trasformali, usami, che possano essere tuoi strumenti, che possano essere tuoi di portare il tuo abbraccio, il tua parola, il tuo amore. Usami, che diventano di quelli che vanno nel tuo nome a cercare quelli bisognosi, quelli lasciati in solitudine, quelli senza speranza. Usali per andare insieme con Maria a trovare diverse persone in difficoltà. Abbi pietà di noi, Spirito Santo, che sei Dio. Abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Capo davanti a te, perché tu sei la Re dei Re, perché tu sei il nostro Salvatore. Vogliamo lodare la tua presenza, Gesù. Adore.
l'amore, la fede, la pace, la speranza. Difendici da ogni nemico, visibile e non visibile. Donaci la forza nei momenti della prova, nei momenti della sofferenza, per essere sempre fedeli alla via dei tuoi comandamenti, per Cristo nostro Signore. Davanti Gesù e concludiamo con la Santa Messa, come dicevo, insieme, che sono molto felice ogni volta che abbiamo mezzo a noi un vero esorcista che della diocesi di Belluno, Donaldo, che si impegna tantissimo, Donaldo, per le persone, e lo voglio già chiedere di pregare per lui, perché sua missione è molto molto difficile. Anzi, in questo momento, in questo periodo, sua missione è molto bisogno di averla. Io non parlo che noi abbiamo bisogno tutti esorcismo, ma abbiamo bisogno tutti la preghiera di liberazione. Siamo attaccati dal male giorno per giorno, tante volte di più. Cercate i sacerdoti che mettono su di te la mano. Chiedeteli, chiedendo, dici le parole, rivolgendosi a Gesù, che mi liberi,
che mi rafforzi, che mi dà una nuova speranza di vita. Cari fratelli, quanti sono con diverso modo di attaccamento? Anche io, come sacerdote, chiedo di questa preghiera ogni volta che vedo lui, ogni volta che vedo qualche sacerdote, io vado a chiedere che prega su di me. Siamo tutti nella stessa barca, ma la barca oggi un pochino che si sta muovendo, le onde si sono un po' rialzate, anzi non voglio dire che già siamo nell'uragano spirituale, ma preghiamo per questo, preghiamo che nessuno muore su questa prova. La morte, mi rivolgo alla morte eterna. E noi preghiamo per i vivi, per quelli che avete nel vostro cuore, per i nostri familiari, preghiamo per voi qui presenti, che siete venuti. Ricordo Luigina, Neda, e voglio ricordare anche di malato che ho ricordato, Ireneo, tanti malati bambini, tanti malati giovani, ma spiritualmente sono ancora peggio. Non sono più in chiesa, le chiese vuote. Questa è la realtà. A tempo davanti quel mondo, ma questo non è di Cristo. Allora preghiamo per loro e chiediamo prima di tutto perdono per i nostri peccati. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore. Seconda lettera di San Pietro Apostolo. Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi. Davanti al Signore un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Alleluia! Per le nuove case di preghiera, quelle che oggi benedirò qui alla fine della messa, per nostre intenzioni preghiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio, per la nostra morte, per la nostra morte, per la nostra morte.
e noi uniti agli angeli, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo di questa diocesi e tutto l'ordine sacerdotale. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Guarda questa offerta. Guarda questo Signore. Favaro Natalina da Compreto San Martino di Lupari, Padova. Prendete immagine di San Charbel, se si riesce a accendere. Davanti all'altare. Benedirò due case, una italiana e una in Polonia, nella città di Chorzów, grande città del sud. Sono collegati alla preghiera con noi. Dio Onnipotente, benedici questa nuova casa di preghiera del tuo servo San Charbel Makhlouf, casa di Favaro Natalina. Per lodare solo a te e tua madre, ma tu San Charbel, resta in questa casa, in questa famiglia, questa è casa tua, e intercedi per loro, per le grazie che chiederanno, e li difendi da ogni azione del male, e intercedi per quello che chiederanno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Błogosławię nowy dom modlitwy Favaro Natalina, dom modlitwy świętego Charbela z miejscowości Compreto San Marino di Lupari koło Padwy. E ancora una casa della Polonia, benedirò, Dio benedice anche questa casa in Polonia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo a Biglidia, w Chorzowie. Boże, pobłogosław ten nowy dom modlitwy świętego Twojego sługi, Charbela Makhlouf. Elitif, proszę Cię, Panie, abyś ich chronił. Święty Charbelu, wypraszaj im łaski i broń ich od wszelkich przeciwności i prowadź ich drogą świętości.
Wabi Glidies w Chorzowie, jej dom modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. San Charbel Maclouf, Rega. Alziamo, ci riceviamo la benedizione. Oh Dio, che in questo sacramento ci hai nutrito con il pane della vita, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra, nella continua ricerca dei beni del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, et Figlio, et Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Adesso che facciamo? E facciamo canto. Ave. Ave. Ave Maria. Diciamo questa preghiera. Padre nostro. E dopo date a loro un pezzetto di questo pane. Come io, oggi abbiamo di più, pezzetto di questo pane. Che come io do Donaldo. Allora quando voi sarete davanti marito, moglie, allora prima vediamo, dovete dire prima chi dice prima l'augurio, come io dico, Donaldo, ti voglio augurare soprattutto la salute, ti voglio augurare che la tua vita sia felice in questo anche nuovo anno, che avrai la gioia, che non ti viene nessuna malattia, che avrai un po' di momenti di riposo anche, che non ti sempre cercheranno, che avrai, diciamo, momenti anche veramente di questi preziosi, di incontrare le persone che sono amici veri. Ti auguro un augurio molto importante, che non ci mancano anche forze economiche, che avrai da pagare le bollette, che avrai da fare tante cose nella parrocchia, di aggiustare per qualche prete che ti viene a sostituire, che hai qualche anche aiuto per lui, che quello che dice augurio prende pezzo e lo mangia, e tu poi dici a me, fa l'augurio, uguale come mi hai detto, ma deve essere da te, no, adesso non prolunghiamo, prendi poi da me, e lo posso dire. Questo, l'avete capito quanto sì. Dovete esprimere prima del vostro, ma io qui non esprimiamo, adesso un gesto simbolico, che giriamoci e ognuno pezze qualcosa intorno dall'altro. Con carità. Ancora. Ancora per Maria. Ave, ave, ave Maria. O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. O Dio beato, sai quanto ti posso la. Intercedi per noi, se così sia la volontà di Dio, ma accompagnaci sulla via di santità, per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora io do una benedizione così. Po uroczystościach dzisiejszej niedzieli, zobaczcie, tak śnieg już tutaj zasypał ulicę właśnie z Kijo. Wielu właśnie nie było przygotowanych na taki śnieg.
Allora, dopo tutta la celebrazione a Schio, guardate quanta neve è arrivata. Tanti non erano neanche preparati. Ale jesteśmy tutaj dalej. Powoli dojedzie się na miejsce.